Eccoci qui, cari amici, come anticipato ieri sui miei profili social Facebook e Instagram. Bene, ovviamente prima di parlare del tema appunto accennato ieri sui social citati prima, volevo in maniera abbastanza sincera e affettuosa fare gli auguri di santissima festività a tutte le donne, come già un po' pubblicizzato da me stesso e anche in collaborazione con il nostro staff del bar Caffè Corsaro sulla nostra paginetta Deluxe Corsaro Facebook. Vi invito quindi, care donne, cari tutti, a venirci a trovare presso gli spazi verdi dell'ex ospedaletto a Trani in corso Imbriani. Vi do l'indicazione semplice: appena vedete dall'ingresso principale, diciamo, a statuetta di San Nicolino Pellegrino, scendete la passerella a sinistra e trovate il nostro bar, dove stiamo comunque cercando, meglio permettendo, e speriamo che arrivi finalmente la primavera, una bella festicciola prepasquale. Bene, fatto questo piccolo preambolo, andiamo al tema principale del video, ovvero a fare un primo focus, come vedete anche dall'immagine di video copertina, di quello che è stato da sempre l'evento più importante della WWE, ex World Wrestling Federation, WrestleMania, giunto quest'anno alla sua 38esima edizione, anno 2022. Come vedete dalla copertina, ci sono i due massimi campioni mondiali, da una parte Brock Lesnar, dall'altra Roman Reigns, che appunto si sfideranno in un winner take all. Chi vince si via tutto. Ma andiamo a diciamo caratterizzare e descrivere quelle che al momento sono le sfide programmate per le due serate, perché da circa 3 anni, come credo ben sapete, WrestleMania è suddivisa in 2 notti, in 2 serate. Nella prima, ovvero sabato 2 aprile, vedremo Charlotte contro Ronda per il titolo femminile di SmackDown, e qui diciamo che attualmente tutti i pronostici vanno a favore della Rowdy Ronda Rousey, vedremo se poi sarà così. Becky Lynch, grande assente all'ultima puntata di Raw perché, seppur involontariamente, infortunata da Bianca Belair nell'house show di domenica. Infatti sta circolando una fotografia anche promossa da lei stessa, da Becky, che però intende a dire a tutti i supporter di stare tranquilli, che se è attualmente in cura, ma presto la ritroveremo sugli schermi televisivi. Quindi Becky contro Bianca per il titolo femminile di Raw. Quindi, come vediamo nella prima serata, entrambi i titoli femminili in palio. Rey e Dominik Mysterious contro The Miz e Logan Paul. Ovviamente già vi dico da adesso che il mio cuore verte su Rey e Dominik, però vedremo. Drew McIntyre contro Happy Corbin, o ex Baron o King Corbin, con l'assistenza di Madcap Moss, in un 1-1/1-2, se vogliamo dire così. Nella serata 2, domenica 3 aprile, al momento abbiamo il winner take all per l'unificazione dei titoli WWE Universale, appunto la sfida, come vedete dall'immagine di video copertina, tra Brock Lesnar e Roman Reigns. Roman Reigns ovviamente assistito e accompagnato dagli Usos e da Poleman. Vedremo Poleman che ruolo avrà per quanto riguarda Roman Reigns, o chissà Lesnar. Queen Zelina Vega e Carmella difenderanno i titoli mondiali di coppia contro Sasha e Naomi,
la novità contro anche Rhea Ripley e Liv Morgan, che si sono conquistate nella notte scorsa una chance titolata vincendo un incontro appunto che era papabilmente di qualificazione, se vogliamo dire così. Poi Johnny Knoxville contro Sami Zayn, un incontro che, scusatemi forse la mia ignoranza, ma non conosco molto Johnny Knoxville, quindi diciamo, non lo ritengo proprio una sfida da WrestleMania. Sì, è magari una celebrità, ma non voglio dire chi se ne, però. Poi altra sfida, questa un po' più interessante, Pat McAfee, commentatore di SmackDown, realizzatore del Pat McAfee Show col suo canale ufficiale YouTube, contro Austin Theory. Austin Theory ha elevato moltissimo il suo status da parte del capo al boss Vincent Kennedy McMahon, e si pensa chissà se possa essere proprio Vince McMahon un aiutante importante per portare alla vittoria per WrestleMania Austin Theory e AJ Styles. Grandissima sfida, qui c'è un grandissimo punto interrogativo per quanto riguarda il pronostico, perché potrebbe vincere sia Edge come potrebbe vincere Styles, che al momento in chiave narrativa, ripeto, in chiave narrativa è infortunato, ma realmente no, anche perché chi segue assiduamente Raw e SmackDown, non gira NXT, non perché non è importante, ma diciamo, per i due show che spesso si collegano, e si presume che Styles, credo e spero vivamente, possa ritornare la settimana prossima in quello dello show del lunedì sera di Raw. Poi abbiamo la super novità che gli Hardy Bros, Randy Orton e Matt Riddle hanno battuto e riconquistato le cinture di coppia femminili di Raw maschili, battendo in un match, ho letto, non ho ancora visto niente, l'ultima puntata di Raw, presto lo farò, in un match che ho letto quasi di una trentina di minuti, quasi inusuale per una puntata settimanale. Seth Rollins e Kevin Owens e gli Alpha Academy, che ormai possiamo definire gli ex campioni di coppia maschili di Raw, praticamente a questo punto possiamo dire che insomma la card è comunque bella interessante. Ora staremo a vedere come altro si svilupperà, perché come avete sentito da me, quindi abbiamo già 9 match sicuri, poi 10 se mettiamo quello dei titoli di coppia maschili di Raw, penso che sicuramente avremo anche quelli femminili, quelli maschili di SmackDown, manca per esempio a lungo raggio le sfide che penso sicuramente ci saranno del titolo intercontinentale, del titolo degli Stati Uniti, per non dimenticare poi nella settimana di WrestleMania tantissimi eventi WWE e non, ricordando per esempio che se non vado errato il sabato, quindi quando ci sarà la prima serata di WrestleMania, se non ricordo male alle 18 italiane ci dovrebbe essere il Takeover Stand and Deliver di NXT, ed a proposito di NXT, Braun Breaker, campione massimo di NXT, debutta nella notte scorsa a Raw in una sfida 2 contro 2, lui e Tommaso Ciampa contro i Dirty Dogs, Ziggler e Robert Roode. Questa settimana episodio speciale di NXT Roadblock con le semifinali della Dusty Cup Woman e poi Triple Threat, Braun Breaker, Ciampa e Ziggler per il titolo massimo di NXT. Quindi a me non mi resta che salutarvi, noi ci vediamo alle prossime occasioni, che vi dico subito
questo venerdì per presentare ufficialmente WWE 2K22 in tutte le sue sfaccettature. Quindi noi ci vedremo alle prossime occasioni e ciao!